Buongiorno ragazzi, sono Romeo, oggi siamo in un nuovo video. Bene ragazzi, oggi siamo su un glitch della stagione 8. Da quel che avete capito, adesso sto facendo più glitch che video normali, quindi godetevi sto glitch. Allora, non è tutto nuovo, perché non c'è niente di nuovo, poiché dobbiamo fare le stesse cose che abbiamo fatto nello scorso glitch. Allora, come prima cosa, avviamo la partita con le impostazioni che vi ho dato nello scorso glitch, che andrete a vedere. Vi buttate a mare. E tornate nel centro creativa. Avete anche, quindi adesso avete la creativa anche nel centro creativa. E adesso potete tranquillamente usare il telefono con cui prenderete l'X4 Storming che hanno rimosso dalla stagione 4, dalla stagione 7, lo posizionate, prendete dai consumabili delle fenditure, entrate, andate come passeggeri e spammate le fenditure. Adesso voi vi trovate qua, che praticamente vi trovate nella mappa. Adesso cosa dovete fare? Dovete andare intanto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dirigerci verso il rifugio ritirato. Che cazzo c'è qua? Oh, che cazzo è? E vi dirigete esattamente qui. Intanto, come prima cosa, iniziate a piazzare delle piattaforme per tutta la zona. Ovviamente preparatevi a sclerare, perché questo glitch sarà veramente veramente difficile, ci dovete provare molte molte volte. Piazzate una jump e cosa dovete fare? Quando state volando con la jump dovete agganciarvi alla zipline, e per capire se il glitch è riuscito vi dovrà apparire una zipline in testa mentre siete in volo, così, capito? Quindi proviamoci. Ci dovrete provare un sacco di volte, anche perché è difficile come cosa, serve un gran tempismo. E dopo tutte le bestemmie che avete tirato, vi apparirà questo fatto qua. Ma non per magia delle bestemmie, proprio perché siete riusciti a fare glitch. Vi basterà correre contro qualcosa e questa si distrugge. Ragazzi, questo, come promesso, è il glitch per la invincibilità. Ovviamente vi consiglio di non usarlo sto glitch all'interno del game. E mi raccomando, se la stronzata tipo questa, probabilmente si disattiverà il glitch. Per esempio, se voi vi mettete qui con la zipline in testa con il glitch, vi si attaccherà così alla zipline e vi riporterà normali, quindi dovete allontanarvi dalle zipline. Ebbene ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un commento e soprattutto un grandissimo e bellissimo mi piace. Ci vediamo al prossimo video, o magari se volete al prossimo glitch. Iscrivetevi, e un saluto da M. Kaioken! No ragazzi, assolutamente no. Se pensate che sia finito il video, allora vi sbagliate enormemente. Forse avete scordato il backstage. E buongiorno ragazzi, sono Romeo, oggi siamo in un nuovo video. Bene ragazzi, oggi siamo su un glitch della stagione 8. Come potete già, come avete potuto, da quel che avete capito, probabilmente, ma la fangula assurda. Da quel che avete capito, adesso sto facendo più glitch che video normali, quindi godetevi sto glitch. Da quel che va buia. Da quel che avete capito, va buia. No, non ci riesco.
Da quel che avete capito, probabilmente è il cazzo. Dobbiamo fare le stesse cose che abbiamo fatto nello scorso glitch. Dobbiamo fare le stesse cose che abbiamo fatto nello stesso glitch. Con cui prenderete l'X4 Storming. Con cui prenderete. E per capire se il glitch è riuscito, vi dovrà apparire una zipline in testa. E ci dovrete provare un sacco di volte, anche perché è difficile come cosa. Serve un gran tempismo. Mannaggia la puttana, però. Che cazzo, due coglioni, sto glitch di merda. I love you.